E chi non mette mi piace adesso c'ha le mani come se lì. Ragazzi, vi aspetto questa sera 21:30 in live per scegliere insieme il mercato della Orbe Eterna per la seconda stagione. Venite a suggerirmi che giocatore comprare, chi vendere e come costruire la prossima stagione. E non vi preoccupate, perché un estratto di questa live uscirà sul secondo canale, quindi non vi perderete niente. Andatevi a iscrivere, forza! Salve a tutti ragazzi e bentornati ai miei show. Siamo tornati con la Orbe Eterna e questo è il finale di stagione, ma non la fine, perché adesso scopriremo come finirà la prima stagione di Mister Spettacolo sulla panchina della Orbe, una squadra che è stata costruita con i soldi di Mister Spettacolo. Abbiamo ribaltato qualsiasi pronostico, almeno per me, cioè non me l'aspettavo. Siamo arrivati in finale di Coppa Italia contro il Napoli, prima in classifica. Ci giocheremo tutto, anche perché se dovessimo vincere non solo ci porteremo a casa l'ambita coppa, ma saremo anche in Europa, cioè quindi proprio apoteosi. Ma sarà lì che inizierà veramente l'avventura della Orbe, perché dal secondo anno, ragazzi, cioè secondo me la cosa figa sarà giocare il secondo anno, perché c'è tutti questi giocatori qui che stanno sbocciando, tipo Raspadori, lo Scippatore, Mepuzzi, vabbè Gatti, Sargentino, Almada, Cacace, l'effetto Serra, Culon, un sacco di giocatori che secondo me vale la pena scoprire nel prossimo anno. Cioè questo è stato l'anno in cui abbiamo preso pisellate in bocca un po' da tutti, ma il prossimo anno che si vedrà di che pasta è fatta la Orbe. Quindi ragazzi, supportate alla grande questa serie, che vi ringrazio tantissimo. E chi non mette mi piace adesso c'ha le mani come se lì. Cioè abbiamo un calendario pure un po' infame. È vero che ormai è assodato, cioè noi ragazzi abbiamo perso un po' il treno per l'Europa per quanto riguarda il campionato, perché avrete visto che nell'ultima puntata io pensavo già di essere in Coppa Italia, quindi tante partite le ho un po' mollato, ho fatto un po' la classica squadra di mezza classifica italiana, no? Forse se avessimo giocato al massimo ci saremmo potuti arrivare, no? Tra il sesto e il settimo posto, sarebbe stato comunque un risultato incredibile. Adesso non lo so, considerando che abbiamo il derby con la Lazio che ci giocheremo, e poi tutte partite toste, eh? Atalanta, Sampdoria, Milan, volendo la Fiorentina. Ora mettiamo i remi in barca a testa solo alla finale di Coppa Italia. Atalanta, Samp, mettiamo i giovani, pure qua stiamo attenti, perché poi dopo 3 giorni ci abbiamo la Coppa, ok? Benvenuti al Caput Mundi, il Colosseum Stadium, la casa della Orbe Eterna. Oggi si affrontano nel derby della capitale la prima squadra di Roma contro la terza del ranking ormai. Eccolo qua il capitano Dario Rossi, fino a qualche mese fa professore in una scuola media di ginnastica, ma oggi capitano della Orbe, la squadra di Mister Spettacolo, che oggi affronta, cioè, la Lazio, che vede San Maximen e Ciruzzo Immobile, però priva e orfana di Sergei Milinkovic-Savic, che con quei soldi si è fatta praticamente uno squadrone. Dall'altra parte c'è la Orbe, che si deve allenare. Tutte le partite che affronterà da adesso fino alla finale di Coppa Italia sarà un allenamento per quella partita. Quindi Mister Spettacolo oggi non vuol fare brutta figura davanti ai suoi tifosi e quindi schiera la formazione migliore. Non c'è Mepù perché è stato espulso. Io voglio vedere la formazione della Lazio. Reina in porta, ok, quindi bisogna prendere la porta, ok? Isai, Acerbi, Akanji, Marusic. Oh no, cioè Akanji alla Lazio fa già ridere così. Felipe Anderson, Esquivel, non so chi sia, McTominay. Ma guarda che attacco, ma in panchina ragazzi ce ne sono due che hanno orbitato per tanto tempo intorno a Mister Spettacolo. Eccolo Ciruzzo, ha fatto benissimo. Murici, soprattutto, Johnny, l'avrei voluto ragazzi, io Johnny l'avrei voluto. Ma adesso non è tempo di chiacchiera, si gioca il derby. La Roma ha perso praticamente tutti i derby tranne uno in Coppa Italia, mentre la Lazio ci ha battuto. Dobbiamo pareggiare i conti, dobbiamo dimostrare di essere la squadra più forte della capitale. Che è sto Schivella, che schifezze. Bravo Scippatore, vattene via. Oddio Pedro, Ciruzzo, ma c'è Patrizio Gasbarron. Non vuole farsi bagnare il naso dagli ex tifosi della sua ex squadra, forza. No, vabbè, che break clamoroso. Poi Ciruzzo è un assassino. Vabbè Ciro, però che cacchio, eh? Lo Scippatore è stato scippato. Guarda qua che gol. In questo momento Immobile ha un gol in più di Raspadori nella classifica cannonieri. Anche questa è una sfida nella sfida. Vai, girala tutta. Bravissimo Patrizio. Gasbarron, l'ha visto? No, Gasbarron, ce n'avevi tre. Ce n'avevi tre, Gasbarron. Mo ragazzi, si apre il contropiede. Massimino, là c'è tutto Pedro solo. Bravo Massimi, poi dici perché in giochi.
Sì, vabbè, oh, ma chi è questo? Fermatelo. Oh, piatelo, piatelo. È quello là. Ha segnato Pedro, Pedro, Pedro. Beh, ho capito, ma Massimin, cioè, non ha mai giocato. Ma che è? Che è successo? Patrizio Gasbarron ha lasciato lì. Ragazzi, bisogna stare attenti perché la Urbe ha la testa un po' tra le nuvole. È una partita ininfluente, ma i tifosi la vogliono vincere. I tifosi, vabbè, non esistono i tifosi, però vabbè. Madonna, ragazzi, fermateli! Mi stanno menando! Oh, no, no, fermate, fermate. Eschivella. Bravo, bravo, Gasbarro. Vai, gatti! Oh, sì, oh, sì, oh, sì! Dai, andiamo a riaprire! Andiamo a riaprire! Reina, ma non pari mai! Poi queste palle basse non le pi mai! Questo spettacolo un po' contrariato dice, vabbè, che devo fare? Ragazzi, vabbè! Ciro, Ciro, Ciro! Ma che fa, Carla Fracci? No, no, eschive... vabbè, immobile. Mani in testa. Vai, 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 raga, questo è il nostro momento, Vai! Oh mamma, vai, prendila, 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 prendila Almada. E che esulti, stanno a perdere 3-1. Dai, Tiago, vai, Tiago. Al 44. Ragazzi, voglio riprenderla sta partita. Voglio fare almeno bella figura. Cosa che non ho fatto. Vabbè, 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 vabbè. Tranquilli, tranquilli. Tranquilli, tranquilli. Vabbè, sì, fammelo camminare. Mamma lì, dai. Vai, beh, Buffonzio. No, cioè, Ciro non si può girare così, raga. Cosa succede? Ma cosa, Buffone? Mettici le mani! I grandi giocano, eh. Mo' i grandi si mettono a giocare, eh. Comincio a correre come un pazzo. Patrick è morto, ragazzi. Patrick non ha più fiato nel corpo. Che devo fare? Lukaku è nazionale. Vai, Lukaku, mettiti a correre. Sappia giocare con la Lazio, eh. Ragazzi, è entrato Simoncino e guai a chi lo tocca. Bravo, Lukaku, vedi, vedi? Vedi, vedi? Tagliala, 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 bravo. Almada! 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. E l'assist di chi è? Se non di Simoncino Zaza. Forza, 3-2. Dai che andiamo a riprendere sta partita. Forza Mike, forza Mike, forza Urbe. Oh, oh, raga, 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 raga. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, dagliela, 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 bravo. Raspadori! Da 3-0 a 3-3. E il comeback, e il comeback della Urbe. Godo, 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 godo. Mamma mia, ragazzi, che sta succedendo? È entrato Simoncino, due assist così, pum, sotto l'incrocio. Prova la tecnica Andanovic, Reina, ma non gli riesce, non gli riesce. È così, ragazzi, è così. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Il derby è sempre il derby. Però, ragazzi, non possiamo andare 3-0 sotto, perché se andiamo col Napoli 3-0 sotto, sai come mi finisce? Tanto a poco. Sai, sì, vabbè, immobile, le tacco così. Allora, scusate però, cioè, allora, Buffon, ci hai salvato la vita mille volte. Guarda qua, pacchetto a due all'ora, Cacace si addormenta. Guarda Buffon, dove? Gigi no, Gigi no, Gigi no. Doppietta di Pedro. Che palle, ragazzi, non è durato nulla, non è durato nulla. No, entra Johnny. No, raga, non mi deve segnare Johnny, Johnny non mi deve segnare, né lui né Murici. Né lui né Murici. Non impazzisco definitivamente. Oh, Simo! 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 Simone! Sì, Simoncino. Ma che giocatore, raga. Ma è nazionale. Ma non possiamo portare lui. Guarda, portiamocelo in Qatar. Zazza, Zazzone. Raga, l'ho visto proprio bene. Che se n'è andato, se n'è andato. La difesa latida. Yuhu! Mi tocca mettere culon, ragazzi. Mi tocca mettere culon. 4 a 4. 4 a 4. Oh, culon. Vai a cagare, Raspadori. No, 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 Raspadori. Cioè, oh, ragazzi, ma Raspadori quanti se ne magna? Quanti se ne magna tu per tu? No, raga, avevamo indirizzato tutto. Avresti pure regolato i conti con Ciruzzo. E falla adesso. Sì, sì. Raspadori, sì. Ma che dice, che dice, che dice? Che fa, che fa? Ha segnato lui, il raspone, dai. Mazza, ragazzi, sta esultando più per i gol contro la Lazio che contro la Roma, però. Cioè, mi fa godere. Qua sfila su Acerbi. Devo tirare alto, non devo tirare basso. Mamma mia, che partita, che partita. 5 a 4. Ragazzi, adesso questa palla sparisce, eh. Bravo, culon. Oh, raga, ma Jones lo menano tutti. È incredibile, questa è la terza espulsione. Jeremy Marquez, non sappiamo chi è. Con quei capelli è giusto che se ne vada. Papà, guarda, guarda, sul piede d'appoggio. E forse qui termina l'avventura della Lazio in questo campionato. Però da 3-0, raga, da 3-0, Occhio, ragazzi, occhio. Lukaku, tienilo. Tienilo! Buffon ci mette la mano finalmente. E vabbè, questo sta a fare i tacchetti in area di rigore. Ok, è mia, è mia. Liberatene Cacace, liberatene Cacace, liberatene Cacace. Vai, vai Cacace, vai Cacace, vai Cacace. Bravo Cacace, te ne sei liberato. Contro Johnny 1v1.
Finita albero. È finita 5-4. La urbe se la porta a casa in un derby. Vedete, mani in testa per Reina, che dice: oh, io ci ho provato. Che devo fare? Se scherzi. E che dobbiamo fare, ragazzi? Bisogna solo festeggiare. Raspadori poteva farne 3, però comunque con 2 gol ha pareggiato Ciro Immobile. Per quanto riguarda la classifica cannonieri, noi c'avamo uno Zazza in più. Cioè, è entrato Zazza, si è ribaltata la situazione. E se non ci credete, guardate, guardate, guardalo, guardalo. Un gol e 2 assist. Ah, spiace, spiace per i ragazzi, spiace per i tifosi, perché sapete quanto sono legato io all'ambiente, però oggi non c'è niente da dire, stiamo godendo, cioè. È anche una rivincita per me, perché vi ricordate all'inizio dell'anno? Oh, io la Urbe non ci vado. Adesso è la Urbe che non li vuole certi giocatori, ok? Ricordiamoci pure le scoppole che abbiamo preso durante l'anno. Sono quelle le partite che voglio negli occhi per la mia squadra, ok? Quindi sì, tutto quello che verrà da adesso in poi sarà in funzione della finale. Prima di metterci con la testa solo alla Coppa Italia, devo fare 2 cose importanti. La prima è riscattare Ramos, che mi ha convinto, è un giocatore molto buono, che comunque nel dubbio ci possiamo comunque sempre rivendere. Guardate un po' il valore però. Ramos, 23 milioni. C'ha 3 mesi alla fine del prestito. Io avevo un diritto di riscatto, mi sa, di 5 milioni. Me lo prendo, ragazzi, me lo prendo. Quanto prende di stipendio? 7.900. Costa 23, lo prendo a 5. Stonks. Più 327%, quindi grande. Questo è proprio spettacolo masterclass, ok? Paga 5 milioni e 4? Penso proprio di sì. Ramos, vuoi essere importante? Che è meglio di fondamentale? No, sì, sì, giusto, giusto. Saresti importante. Anche perché, raga, adesso 77 come overall è praticamente quanto Zazza, eh? Allora, ho 0. Cioè, proprio ti offro 5 anni di contratto. Allora, stipendio. Lo stipendio attuale è 12.000. 12.000, quindi io te lo raddoppierei. 20.000 gli do al procuratore tuo, gli do 50.000 per farlo sta zitto, dai. Secondo me lo accetta, raga. Gli ho praticamente raddoppiato l'ingaggio. Mamma mia, i rabbini. 5 gol, 200.000 voi. Ma tu sei pazzo. Certo, quanto vuole? Quanto vuole? Guarda, se te sta bene, 28, ok. Mister Spettacolo dice: ma piate un pezzo di torta, no? Porco 2. Mi stacchiate un po' troppo, eh sì. Dai, 25, 200 qua. E passa la paura, su. Dai, è fatta, su. Oh, ma venivi dalla strada, porco Giuda. Ma come te stai ad attaccare? Ramos, senti, mica sei Sergio, eh. Vamo a parla chiaro se fa. Mo tutte, pisti i soldi e te stai zitto, forza. Ragazzi, non so i miei, lo so. Lo so che non so i miei. Lo so, ce l'ho. Ma non glieli voglio dare. 150.000, 29. È tutto a posto, su. Mamma mia, ragazzi. Ma scucito più del dovuto, perché pensavo di dargli molto di meno. 29.000. Quindi, nella mia lista, vediamo un po' chi è che prende così. 29.000. E beh, uno che prende bene, eh. 30.000 prendi. Facci tua. Quanto raspatori? Poi viene raspatori a casa mia. Tic, tic. Però meno di Zazza. Meno di Zazza. E meno di Patrick. Meno di Lukaku. Cioè, pure me che piamboato. Vabbè, qua ragazzi i contratti li abbiamo fatti proprio a caso, eh. Però è il bello di averci la squadra giovane. Abbiamo fatto parecchi sacrifici, mortacci. Anche perché i soldi sono i miei, ragazzi. Stavolta sono proprio i miei. Abbiamo finito i soldi. Però c'era un'altra cosa che vi avevo chiesto nell'ultima puntata: se accettare o no l'offerta del Belgio. Allora, ragazzi, potremmo aspettare altre offerte. Ma aspetta, magari ti arriva una squadra più forte. Ragazzi, ma se non sbaglio il Belgio è primo nel ranking mondiale. Cioè, che altro deve venire? Però l'Italia non può venire. Penso le nazionali maggiori non possono venire. Forse c'era la domanda del Portogallo, però viene, non viene, chi lo sa? Non lo so, ragazzi, a me ispira. Poi è una nazionale che mi piace, proprio per fare una cosa differente, no? Abbiamo già giocato un mondiale con l'Italia, ma mai nella modalità carriera ufficiale. Facciamolo, dai, è una scelta esotica, ci può stare. Ci può stare, accetto, vai. Firma sto contratto, forza. Bello averti tra noi, ci credo. Cioè, mister spettacolo. Ok, perfetto, ragazzi, quindi vedremo, perché ma la nazionale del Belgio, guarda che c'è. Abbiamo dei campioni e non solo, eh. Abbiamo Hazard. Allora, abbiamo, aspetta, perché abbiamo dei giocatori che sono, beh, affermati tipo Lukaku, altri che stanno in fase calante come Hazard, beh, De Bruyne. Però, ragazzi, abbiamo pure tanti giovani da far crescere. Guardate Le Mans, 86. Qua ci divertiamo, mi sa che ci divertiamo. Courtois in porta, dai, ce l'abbiamo. Però non mi interessa adesso, ragazzi. È solo uno specchietto per le allodole. Perché adesso abbiamo la testa solo al campionato. Oh, sperando pure che nessuno si faccia male, eh. Allora, qui che c'è? Ah, mandiamo un po' di giovani in prestito, certo. Ah, guardate un po', ragazzi. Il nostro baby fenomeno, Dani Fernandez, ha compiuto finalmente 16 anni. Quindi, volendolo, potremmo già adesso portare su con noi. Però forse adesso non, cioè, siamo arrivati. Potremmo far scendere in campo, però magari rischiamo di bruciarlo, non lo so. Insomma, mi sa che lo lascio ancora qua. Sapete che adesso abbiamo tutte partite un po' difficili. Allora, ragazzi, partita con il Bergamo, ho messo praticamente un po' di giovinastri. In campo, come babà, non ci interessa, sperando che nessuno si faccia male. Però uno sconfitto.
sconfitti con gol di Bonucci, vabbè. Vai, va bene così, va bene così. Allora, ragazzi, abbiamo la Samp. In realtà vincere questa partita sarebbe stato buono per, insomma, avvicinarci in classifica, ma non mi interessa. Forza Urbe. 1-1, vabbè. Chi ha segnato? Se non Raspadori. No, Ramos. Vabbè, ragazzi, sapete, queste partite sono un po' quelle che sono. Che altro dobbiamo stare attenti, perché ci potrebbero rovinare un po' il morale, forse. Eh sì, vedete, avessimo vinto, no? Stavamo là, stavamo lì. Il Napoli, il Milan è primo in classifica. Allora, ragazzi, siamo arrivati al Milan, primo in classifica. Io adesso farò una scelta un po' pazza, che è quella di far giocare tutte le riserve, perché abbiamo tra 3 giorni la Coppa Italia e non possiamo cazzare. Allora, Calulu, vai, gioca, va. Vabbè, ragazzi, prenderanno tante, ma tante pizze. Non mi interessa. E invece, Matteo Serra e Ramos. Quindi manco male aver giocato una squadra di pippe. Se avessi giocato io, magari avremmo preso quello lì. E vedete, ragazzi, Salamandra è infortunato. È la finale di Coppa Italia. Siamo a San Siro, la scala del calcio italiano. E oggi si affronta la Urbe contro il Napoli per sancire chi porterà a casa il primo trofeo della stagione. Non è il primo, però vabbè. Chissà che cosa staranno pensando i giocatori della Urbe, che all'inizio della stagione erano visti come dei reietti, gli ultimi degli ultimi. Ma il cielo è il solo limite per le aspettative e le ambizioni degli uomini di Mister Spettacolo, venuti dal niente, venuti dal basso, che oggi si vanno a giocare il loro primissimo trofeo. Chi era un insegnante di ginnastica, chi non aveva mai visto in campo, chi beveva succhini fuori dalla stazione di Guidonia, oggi invece si giocano un trofeo molto importante. E Mister Spettacolo lo vuole dedicare a tutti quelli che hanno seguito questa serie dall'inizio, ma non solo, con un augurio speciale di pronta guarigione a tutti quelli che stanno seguendo questa serie e magari stanno male in questo momento, si trovano agli ospedali, non a casa. Ragazzi, siamo con voi, oggi giochiamo per voi. Dall'altra parte però c'è il Napoli, che ha perso il primato in campionato, si è visto sfilare l'opportunità di vincere lo scudetto, però quel front trio è particolarmente pericoloso. Ma tutto torna, perché la prima partita con un nuovo portiere è stata contro il Napoli. Buffon ha esordito proprio lì e da lì tutto è cambiato. Ma adesso preparatevi, ragazzi, tutto quello che abbiamo fatto ci ha portato qui. Scelte giuste o sbagliate, la differenza tra gli uomini e i ragazzini si vede adesso. Forza Urbe, forza Mister Spettacolo. Si va benissimo, subito perde palla Lozano, ci ruba palla. Ragazzi, dobbiamo stare particolarmente attenti. Io vi dico che la mia tattica potrebbe essere pure quella di aspettare, magari la portiamo ai calci di rigore, non lo so. Patrizio, Fabian, mi sa che non ci avremo. Oh, Ciggio ci mette la mano, ci mette il piede. Vabbè, Sergio, anche attenzione a Sergione qua, che ha rubato il posto al mio Mertens, che me lo porterò al mondiale. A sfilare la palla il professore di ginnastica per Raspadori, che deve partire veloce. Vede Almada, Diego Almada. Preparala. Porca zozza che ci siamo magnati, Diaghito. No, te la sei proprio pappata qua. Te la sei proprio pappata. Si arrabbia, Mister Spettacolo. Vabbè, che ti fa? Ragazzi, non ho mai sentito la pressione. Mamma mia, la via di casa. Sali Buffon, quella è roba tua. Gasparron! Via. Che sta succedendo? Sta in porta, mannaggia Buffonzio. No. Mamma mia, immagina, ragazzi, questa palla con Sellier già stava in porta. L'effetto Serra. Crossa senza aspettare. Raspadori, che sembra un nanerottolo, ma salta, eh. Tutti dietro. Patrizio. Tutti dietro e ripartire. Questa è la tattica, raga. Gatti lo aspetta? Lo vede? Lo lancia? Oh! Raspadori! Così gliel'ha insegnato Hector Cooper a Mister Spettacolo. Ok, ammutoliti i tifosi del Napoli, che sono venuti fin qua per vedere segnare Raspa. È brutto qui Ospina, eh. Nonno Ospina si addormenta al volo, così, pam, di prima intenzione. 1-0, raga, 1-0. Tutti dietro. Shaqmino, Patrizio, chill. Vabbè, con calma, ma adesso siamo noi che dobbiamo amministrare e dobbiamo fare i contropiede della muerte e non subirli, mannaggia il coraggio. Lo zaino. No, non passi con Cagace, eh. Non passa allo straniero. No, così. Buffon! Ok, ho rischiato, calmi. Vuole Serra. Oh! Oddio, no, pensavo fosse gol! No, pensavo fosse gol! Udire a giro! No, ragazzi, no, l'ho vista dentro, ve lo giuro! Bravo, professore! L'effetto Serra! La dà indietro, guardala, con la personalità per Gigi Buffon! E si deve far girare sta palla, raga! Si deve far girare adesso sta palla! In modo che tutti la possano vedere! Il gatto! Si tuffano tutti dentro! Lo vede! Bella la palla! E buh! No!
Aspadori! Fuori gioco. Come si applica il ragazzino di Guidonia? C'è sta cagace, liberati. Shaq! Win! No. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Cioè, raga, l'ho proprio aspettato, guarda, l'ho aspettato, l'ho aspettato. Me l'hanno lasciato fare perché Almada, vedete come libera il difensore. E lì, Raspadori, non perdona, a giro, sul secondo. Ospina è un nonno ormai. Ospina è un nonno, invece lui, guardate com'è atletico. 2-0, ragazzi, 2-0. Sì! Al 45 godo di più. Andiamo in Europa, Beppe. Annichiliti, annichiliti. Ho utilizzato la tecnica giusta, mi sa. No, no, al 45, no, al 45, bravo Simen. No, che è successo? Oh, no, 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 no. Succedono cose strane. Succedono cose strane al 45. Succedono cose strane al 45. Succedono cose strane al 45. Ovvio. Doccia gelata per gli uomini di Mister Spettacolo. Al 45esimo, ragazzi. Potevamo prenderci un tè caldo. Invece è una doccia fredda, va. Guarda poi com'è passata bene. Al volo, ovvio, ovvio. Manca a dirlo, manca a dirlo. E finisce. Non l'ho già vista questa cosa. Stiamo uno sopra. Vabbè, il pronostico è rispettato. Ok, 2, 1 e 9. Gatto, gatto, gatto. Bene, Patrizio. Gill. Aspetta, Gill, l'hai visto? L'hai visto, Gill? L'hai visto, l'hai visto, l'hai visto, l'hai visto? Chiudi Almada! No! Sì, ragazzino! Il bambino! Direttamente! Da Guidonia! Monteceglio! Con l'autobus veniva ad allenarsi alla Tiburtina! Arena! Che non esiste, però, vabbè. Sì! Come l'ho visto! Il contropiede della morte. Sbaglia una volta. Non sbaglia due volte. Non sbaglia due volte. Matteo Serra, il ragazzino. Oggi Mister Spettacolo sta on fire. Oggi non lo puoi fermare, Mister Spettacolo. Quando c'è una coppa in palio, non perde quasi mai. Oh! No, vabbè, lì, vabbè. Cacace! Ma cosa fa? Ma si contenga, Gribbio. Vai, torna indietro. Oh, raga, non lo fermi! Sì, signore, quello è un fallo, però, a giocare con me. La finale indirizzata Almada. Che deve fare? Che deve fare? Che deve fare, ragazzi? Lì, che deve fare? Un babà, un guaglioncel, un regalo mi ha fatto. Mi ha fatto un regalo. Guarda, guarda. Così a posto, non sapeva a chi darla. La pressione di Cacace. La pressione di Cacace. Stop. Neanche arresta. Tira e basta. 4-1. Annichiliti. Non canta più. Non canta più la curva del Napoli. Grazie ancora dei fiori e del regalo. Come avrete visto dalle statistiche del primo tempo, cioè, questo è un risultato bugiardissimo. Bugiardissimo proprio. Però noi ci siamo messi lì, abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Dai, Gilla, dai, Gilla. Fermalo tu. Oh, Malì, Malì Mortè. Ma che fai? No, 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 no. Lo zaino maledetto. Niente. Che finta marrana che mi ha fatto. 4-2. Io però, ragazzi, devo difendere con le unghie e con i denti. Dentro Simoncino Zazza, l'uomo che ci può aiutare a tenere la palla lì. Adesso, quando le cose si faranno un po' più calde. Mazza. No, sali, Malì. Ali, sali! Ok, la da Zazza, la fida Zazza è in banca. Dai, 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 gli ultimi due minuti. Teniamola. Che può succedere in due minuti? Che può succedere in due minuti? Insigne torna indietro. Vabbè, senza coraggio questo Napoli, Senza coraggio. Non mi interessa. Sì, 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 valla fa, valla fa. Non me lo fa, non me lo fai. Oh, è finita, Albero. Sì! Sì! È il double! Di Mister Spettacolo! Non solo la coppa! Ci portiamo anche a casa! L'ambito premio dell'Europa! 4-2, Raspadori, Raspadori, Serra Almada, cioè gli uomini di Mister Spettacolo! Che investimento, Raspadori, ma soprattutto si è lavorato con i giovani! L'effetto Serra, direttamente da Guidonia, il ragazzo, il Wonder Boy! Che goduria, ragazzi! È stato difficile, molto di più di quello che sicuramente avrete visto, perché il Napoli ha tenuto sempre palla, io sono stato dietro, me la sono giocata. L'importante è vedere queste scene. Gli uomini della Urbe che esultano. Che è qua? Che è? La canottiera de uno. Oh, fammi vedere che alzo la coppa. Infatti, dico. Se lì è che dice mani in alto, non è colpa mia. E adesso il capitano Dario Rossi, l'uomo di fiducia di Mister Spettacolo, prende la coppa, la alza. Oh, alza la capitano, facci godere. Sì, un altro trofeo che si aggiunge alla lunga bacheca di Mister Spettacolo. Una prima stagione, ragazzi, molto molto più difficile di quanto pensassi. Cioè, stagione clamorosa. Questa storia della Urbe, insomma, non so se sarà mai equiparabile a quella dello United, perché insomma sono storie differenti, però questa mi fa veramente godere. E un occhio alla prossima stagione, penso che sarà ancora più bella, perché è adesso che inizia veramente il nostro percorso. Abbiamo vinto la coppa, in porta però stavolta c'era Gigi Buffon, ne ha presi due, ma va bene così. La Urbe è cambiata.
campione della Coppa Italia. Grazie per una pulitona. Incredibile, incredibile, un'emozione pazzesca vincere con la mia squadra. È bellissimo, ma soprattutto siamo in Europa. Ecco, siamo appena tornati a Roma. Siamo qui in Piazza del Popolo, stiamo festeggiando con i nostri tifosi. Come dice, non c'è nessuno, la piazza è vuota. Ma no, ma i tifosi adesso arriveranno. Beh, ma cioè, si stanno raccogliendo i tifosi della Urbe per questa vittoria clamorosa, veramente. Grazie, ringrazio lo studio. Poi la cosa incredibile è vedere questi ragazzi che non avevano la fiducia di nessuno. Cioè, Simone Zaza l'ho preso solo io, non lo voleva più neanche la madre. Ma come vedete qui la festa è iniziata, sì, che posso promettere ai tifosi? Che è solo l'inizio. Il prossimo anno sarà clamoroso. Io con gli ultimi centesimi proprio ho finito i soldi. Sto ingrandendo lo stadio per accogliere ancora più tifosi della Urbe Eterna. Ci aspetta un anno difficile, ma siamo in Europa. Guardatela bene, ragazzi, perché questo è il frutto del nostro percorso. È stato lungo, è stato tosto, però ci ha portato a vincere contro un sontuoso Napoli. Non si capisce perché io ho vinto, ho fatto, cioè, praticamente un miracolo sportivo e ho perso valutazione. Vabbè, sono 88, ok. Questo credo perché debba vendere qualcuno. Guarda che bella questa immagine con Rossi, con la coppa, il capitano. E Raspadori è il miglior giocatore della Coppa Italia, Man of the Tournament. Che bello. Vabbè, ci sta, ragazzi. Allora, ragazzi, per pura formalità ci simuliamo anche l'ultima partita del campionato. Ed è un premio alla carriera di Sellier, perché, cioè, veramente basta così. Zaza insieme a Ramos, gli altri son loro. È pura formalità. Come va va, noi non ci cambia niente. Abbiamo ma no, gatti, che te fai cacciare che la prossima non giochi, la prima di campionato? Però Ramos ormai segna sempre. Non mi interessa! Beh, ovviamente gioca Sellier e quattro fichi. Quindi come chiudere alla grande il campionato? Però, ragazzi, termina così la prima stagione della Urbe Eterna. Alla fine il Milan è campione d'Italia, ma soprattutto noi siamo arrivati con un onestissimo ottavo posto, con 11 sconfitte, 16 vittorie. Cioè, insomma, meglio tante altre squadre. Ma vabbè, ragazzi, noi abbiamo fatto il nostro. Abbiamo subito 66 gol, tipo quinta peggior difesa del campionato. Suggeritemi già adesso chi andare a comprare, perché dobbiamo investire. Ma voglio ringraziare tutti i tifosi della Urbe Eterna. Questo era solo il primo mattoncino della nostra storia. Continuerà. Un saluto a tutti, amici, alla prossima, ciao ragazzi.